ti fa. Bentornati alla nuova puntata delle fritte dal Belgio e non solo. Ciao Marco. Ciao Pietro, ciao a tutti. Allora, questa settimana ci mettiamo in mezzo ai guai. Andiamo a mettere il titolo nella piaga perché il titolo della puntata è Io odio i fascisti dell'Illinois. I nazisti dell'Illinois. I nazisti dell'Illinois. Però anche i fascisti. Esatto. Come la nostra immagine dietro le spalle ci dice. E mettiamo le mani nel nostro leader Belushi, esatto, cioè lui l'unico rimasto nel Pantheon, e mettiamo le mani nella piaga, il dito nella piaga, perché insomma non potevamo fare altrimenti vista diciamo, sì, l'attacco alla sede della CGIL da parte di noti neonazisti e neofascisti italiani è avvenuto la settimana scorsa, e quindi insomma piena solidarietà alla CGIL. Anche insomma con le dovute critiche che si può dare a un sindacato, sì, confederale negli ultimi anni, ma questo discorso è un'altra cosa. È un'altra cosa, e ci sono nella scala dei valori, quando succede una cosa del genere, è giusto dare solidarietà a piena solidarietà, senza ambiguità. Però Marco, qua la situazione è complessa. Sì, la situazione è complessa, il dibattito è complicato, perché come siamo tutti schiacciati, veniamo schiacciati a sei un cheerleader di Draghi, se dici ma in fondo il Green Pass, sei un Novax, se dici ah però il Green Pass ha problemi. Insomma, noi vorremmo cercare di analizzare alcune contraddizioni grosse, il tutto però senza neanche fare un po' quelli che esatto, parte della situazione, perché alcune cose sono chiare. Ad esempio, a nostro avviso, la piazza di sabato a Roma, sabato scorso a Roma, quella da cui è partita l'attacco alla CGIL e l'attacco anche verso il Parlamento, perché esatto, c'è stata prima dell'attacco serale al pronto soccorso, era una piazza gestita, egemonizzata totalmente dall'estrema destra. E attenzione, perché qualcuno dice ah, ma non lo sapevamo. Allora, che dovevano fare di più che chiedere la piazza, parlare dal palco? Cioè, non so, cioè, non so cosa. Certo, non stavano nascosti. No, esatto. Questo è chiaro. Fra l'altro, alcuni osservatori hanno notato giustamente che i canali di mobilitazione della protesta a No Green Pass adesso, in particolar modo Telegraph, ma non solo Telegraph, sono gli stessi che sono stati utilizzati sempre dall'estrema destra, prima con il no mask al principio, poi contro il vaccino, sì, e adesso contro il Green Pass. Senza contare che se nel mondo politico istituzionale una qualche rispondenza a queste piazze c'è, è quella della destra radicale e che sta in Parlamento, visto che Lega e Fratelli d'Italia hanno avuto su tutte queste questioni una posizione che, ad essere molto gentili, diremmo ambigua, leggermente ambigua. Esatto, perché quando qualcuno dice effettivamente l'attacco la CGIL è un attacco squadristico, qualcuno dice ma non so la matrice, insomma è chiaro che la matrice fa paura perché sta in casa, quindi e Giorgia Meloni ce lo ha ricordato senza ombra di dubbio. E Marco, però a questo punto però cominciamo a, sì, a cominciamo un po' a andare per non passare come scherani del governo Draghi. Allora, il Green Pass presenta alcune problematicità, ma abbastanza. Soprattutto la sua, mentre il Green Pass per locali pubblici, i teatri, cinema, ristoranti, è abbastanza diffuso in Europa e non solo, a lavoro è una particolarità italiana. È l'unico paese che ha introdotto questo obbligo. Introduzione dell'obbligo anche qui, e diciamolo chiaramente, non forever and ever, è stato introdotto a partire dal 15 di ottobre fino al 31 di dicembre, nell'idea che si eviti
con la fase autunnale si eviti la quarta ondata e che quindi in qualche modo si possa veramente ragionare sulla uscita e la descalata totale rispetto a una serie di misure, anche perché la quota dei vaccinati aumenta sempre considerevolmente, adesso siamo arrivati all'85%, sembrerebbe che una delle funzioni che aveva questo Green Pass, cioè di essere una moral suasion all'obbligo vaccinale, che è più complicato da un punto di vista giuridico, abbia funzionato nell'ultimo mese. I dati che ha pubblicato il Ministero della Salute proprio questi giorni segnalano un 500.000 di vaccinati in più di quelli previsti. E questa cosa fa pensare che probabilmente entro novembre la quota 90, come buon'anima, possa essere raggiunta agevolmente, vogliamo dire. Esatto. Allora, però Marco, qui viene, e io mi metto nei panni dell'operaio metalmeccanico del Bergamasco, sì, che durante la pandemia, durante i picchi di pandemia e la chiusura, è stato mandato al macello. Perché non, cioè, il 90% dell'apparato produttivo italiano, la catena non si ferma, non si è fermato, e quindi legittimamente qualcuno può dire: ma come, durante il lockdown mi mandavi lì al macello che se morivano fatti mia, e non c'erano manche mascherine, senza mascherine, senza niente, e adesso hai l'obbligo vaccinale? Quindi c'è una criticità in questa cosa, che si risolve dicendo: il governo sostanzialmente sta facendo gli interessi dell'apparato produttivo e dell'apparato economico italiano, dell'industria. Sì. Questo serve a non chiudere, come dicevamo, e i rapporti di forza sono questi. Quindi il povero sindacato, che gliene possiamo fare tante di critiche, è riuscito, se vogliamo, a metterci una pezza, perché all'inizio... All'inizio si parlava addirittura di licenziamento per quelli che non avevano il Green Pass. Il sindacato ha ottenuto la sospensione. Uno diceva: sì, ho capito, ma lo stipendio è quello mio. Però la visione era ancora più punitiva, ed è vero questa cosa, c'è una contraddizione grossa rispetto al momento più drammatico, in cui non c'erano i vaccini, non c'era niente, e alcuni settori operai in alcune aree fondamentali erano mandati allo sbaraglio. Però c'è un però, quello è stato molto negativo. Oggi questo discorso del Green Pass come attacco alla libertà, a noi sembra un po', dietro questo discorso ci sembra che ci sia veramente una logica profondamente reazionaria. L'intera, per semplificare, diciamo così, noi vediamo una sorta di trumpismo all'italiana in questa opposizione alla maschera, al vaccino e ora al Green Pass in generale. Cioè, c'è stata la crisi dopo tanti anni in cui si è smantellato sempre di più lo Stato, i corpi intermedi, la sanità pubblica. Il dogma era: meno Stato possibile, lo Stato deve starsene via, non ci serve. E, fra l'altro, se ci chiede pure adesso, è stato meglio che se ne sta via, lontano il più possibile. La pandemia ha creato una nuova richiesta di presenza dello Stato, con elementi estremamente positivi, con una ripresa del sociale, l'attenzione alla cura, la sanità pubblica, la solidarietà, con fenomeni estremamente importanti che ci sono stati, soprattutto nei momenti più duri del lockdown, e anche una riorganizzazione da parte dei grandi poteri, del grande capitale, degli governi, per gestire questo ritorno dello Stato. Almeno in apparenza, diciamo. Sembrerebbe, e Draghi in qualche modo, il governo Draghi, il governo dei tecnici, il governo che prende, non esiste il Parlamento più, non esistono i partiti, è lui che decide, è lui che, ridendo, dice: la mia agenda non è l'agenda elettorale, famo come dico io, lasciatemi in pace. Ecco, a questo ritorno, semplifichiamo, ritorno dello Stato,
si è opposta una destra più radicale, che è quella di dire no, lo Stato io non lo voglio. Uno Stato che mi vuole curare, uno Stato che riparla di sanità che pubblica. Che deve decidere per me. Che decide per me. E allora mi sembra, ci sembra che dietro queste opposizioni, e fra l'altro appunto il no Green Pass è strettamente legato, che ne dicano alcune persone di tanta buona volontà, è estremamente legato ai movimenti precedenti. Non a caso, fra i protagonisti, a parte i fasci, fra i protagonisti della manifestazione di sabato c'era questo soggetto di Io Apro, sì, l'imprenditore. E la Io Apro è un'altra di queste situazioni. No, io devo aprire perché non va bene il ritorno dello Stato che mi dà i sussidi, perché questi sono pure evasori fiscali, per cui i sussidi dello Stato erano una miseria rispetto ai soldi che si metteva in tasca prima. Allora, a noi sembra che veramente questa componente sia egemone e che le giuste, i giusti dubbi, le giuste contrarietà all'interno di alcuni settori di classe operaia, anche le contraddizioni, perché rispetto agli autotrasportatori, no, leggevamo delle notizie, la componente straniera è fortissima, c'è tanta gente che ha fatto i vaccini dell'est che ancora non sono riconosciuti, che ancora non è riconosciuto, e questi, anche volendo, non è che possono fare l'altro vaccino, esatto, adesso si esplodono, altro che 5G dentro. Esatto. Quindi ci sono delle giuste contraddizioni, delle giuste polemiche, dei dubbi, la sospensione, il salario, sono dei problemi reali, però dietro a noi sembra che ci sia veramente una cultura profondamente individualista ed egoista. Esatto. E per rispondere a quelli che dici, ma allora in piazza non ci vai, non ti infini le contraddizioni. Il problema è che quelle piazze non dovevano essere riempite da neofascisti, Io Apro, ma dovevano essere riempite dal movimento democratico, sindacale, associativo, partitico, che doveva portare in piazza queste contraddizioni, che i lavoratori non devono stare senza salario, che i vaccini devono essere pubblici e disponibili, che la sanità deve funzionare. Queste sono le contraddizioni da portare in piazza e non tentare di egemonizzare, diciamo, una piazza che comunque è guidata da questi personaggi fortemente reazionari. Cioè, questa è la giusta posizione, l'uscita a sinistra, se vogliamo dirla in maniera molto prosaica, di queste cose. Non infilarsi in manifestazioni con qualcuno che... E soprattutto uno sguardo un pochettino più aperto. Come Fritte abbiamo già fatto diverse puntate, poco tempo fa facemmo una puntata Vacciniamo il mondo. Sì. A me, francamente, la discutere molto sul Green Pass o meno in un posto dove i vaccini ce l'abbiamo, addirittura ci scadono e li buttiamo, e mentre il resto del mondo ha delle aree nei quali ancora stiamo con neanche a due cifre nella percentuale della popolazione vaccinata, lo trovo veramente, di nuovo, fa parte di quella cultura occidentale del mondo ricco, egoista, che guarda solo al suo ombelico, esatto, e ai suoi affari. Fammi fare una battuta, diciamo, prima si usava partire da uno sguardo internazionale per poi scendere a livello nazionale, il comune, eccetera. È una buona prassi che bisogna tornare a fare. Qui non escono dall'ombelico. Non escono dall'ombelico del quartiere. E quindi Marco, anche questa volta abbiamo provato a mettere, come dire, il ragionamento dentro le contraddizioni in un discorso complesso che nei nostri 15-12 minuti ovviamente non possiamo che a volte semplificare, però diciamo... Non siamo burioni, nessuno dei due. Se qualcuno... Fazio non ci invita, caspita! Se qualcuno pacatamente ha qualcosa da dire, che non è soltanto siete di qua o siete di là, articolare, noi siamo disponibilissimi, mettetelo nei commenti e proveremo a rispondere e a portare questo ragionamento a un livello fuori dalla tifoseria a cui stiamo assistendo in questi giorni.
E quindi, insomma, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Col Green Pass. Col Green Pass. Se no non potete vedere. Esatto. E condividete questo video tra soprattutto tra i vostri amici più scettici, che hanno più dubbi, perché è giusto che questa cosa vada spiegata. E ci vediamo la prossima settimana. Ciao, a presto.